Insieme, grazie alle melodie degli strumenti antichi, vivremo quella che è emozione, la magia della notte santa. Ignazio Puttica, poeta bavarese che voi tutti conoscete, affermava che un popolo è povero, diventa povero e servo quando ci arrobbano la lingua adottata dai padri. E allora è doveroso preservare e far continuare a vivere quello che è l'immenso patrimonio culturale della nostra terra, patrimonio fatto di tradizioni e di espressioni orali con i suoi canti e con i suoi strumenti. E allora lasciamoci coinvolgere dalle nenie, dalle melodie, di strumenti quali la zampogna a chiave di Monreale, la ciaramedda a Paro e ancora l'organetto, il friscaletto e il tamburello. Questi strumenti insieme mi faranno recuperare e recupereranno quella che è quel momento comunque di profonda spiritualità. Prima però di lasciare lo spazio ai musicisti, devo citare, non posso non farlo, il contributo effettivo, operativo della confraternita del Santissimo Crocifisso, che insieme agli zampognari monrealesi ha potuto realizzare tale manifestazione. Un ringraziamento particolare va anche alla disponibilità di tutti i maestri suonatori che questa sera vi omaggeranno della loro musica. E allora che abbia inizio questo viaggio musicale nella tradizione del Natale. Il primo ad esibirsi è lo statunitense David Marker, è un cittadino newyorkese ma le cui origini sono siciliane. La madre, pensate, è catanese della zona di Trecastagni e la bisnonna addirittura di Borgetto. E allora accogliamo con un applauso il primo musicista. Salve David, cosa seguirai questa sera per noi? Faccio la novena. Bene, grazie.
Corrado Salvatore e Angelo Orlando da Porticello. Un tamburello e ce la mette a faro, a voi la musica degli Orlando. Thank you.
polistrumentista Michele Piccione di Gerace Siculo con Giuseppe Roberto Messinese. Prima suonerò una novena che eseguivano i Zampognari di Castagna delle Furie, che era un paese, diciamo un villaggio minare sulla Messina, che fino a pochi anni fa vantava, diciamo, un numero abbastanza elevato di Zampognari, che però al giorno d'oggi non ci sono più, sono morti. E poi come chiusura un balletto. Thank you.
suonatore e costruttore di zampogna. Il maestro eseguirà il brano Tu scendi dalle stelle del vescovo e dottore della chiesa Sant'Alfonso de Liguori, Maria de Liguori, e poi altri brani. Grazie maestro.
fascoli, le ciaramelle. Udì tra il sonno le ciaramelle, ho udito un suono di ninne nanne. Ci sono in cielo tutte le stelle, ci sono i lumi nelle capanne. Sono venute dai monti oscuri le ciaramelle, senza dir niente. Hanno destato nei suoi tumori tutta la buona, povera gente. E adesso dalla Calabria, l'associazione degli zampognari di Cardeto. Prego, potete fare intanto l'applauso. Se partiamo in battaglia, Giovanni Tricodo e Antonino Battaglia. Così seguirete me? Diciamo una pastorale e poi una suonata al ballo, tipica dalle nostre parti. Benissimo, grazie.
E sempre dalla Calabria, dal Cardeto, il maestro Sergio Di Giorgio. Prego.
sua zampogna a palo. Musicale, ma la musica è poesia e allora per i più piccoli un ricordo poetico con lo Zampognaro di Gianni Rodari. Se comandasse lo Zampognaro che scende per il viale, sai che cosa direbbe il giorno di Natale? Voglio che in ogni casa spunti dal pavimento un albero fiorito di stelle d'oro e d'argento. Se comandasse il pastore del presepe di cartone, sai che legge farebbe, firmandola con lungo bastone? Voglio che oggi non pianga nel mondo un solo bambino, che abbiano lo stesso sorriso, il bianco, il moro, il giallino. Sapete che cosa vi dico io, che non comando niente? Tutte queste belle cose accadranno facilmente. Se ci diamo la mano, i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l'anno. E adesso il maestro Stefano Guerrera da Oliveri. Buonasera maestro, prego.
e adesso i Zampognari di Monreale, Micheli Benedetto ed Emanuele Modica, figlio di Salvatore Modica. Loro eseguiranno una novena all'Immacolata, Salve Regina, con la loro Zampogna a chiave.
perché sono tutti dedicati al Santissimo Crocifisso e forte la devozione verso nei confronti del Santissimo Crocifisso sia del signor Modica, del signor Salvatore, ma dell'intero paese di Monreale. Leggerò alcuni versi. La stupa i sedu fanno una festa, ma tutta gente a bene a birili. E ogni 3 di maggio fu crocifisso, che a crocifisso si fece per noi. E noi ne vistemo tutti di bianco e lo portavamo per tutti le vie, d'un bianco, bianco puro ne vistemo e con una fascia di colore sangue. Sta fascia di colore sangue e lo segno, per lo sangue a voi avete versato. Grazie, o patruzzo amoroso, sta voce che era a voi e quello cori.